Allora, dopo un po' di varie video che ho visto, ho deciso di prendere la Inkling, dato che io disegno molto prima di passare le varie icone grafiche dicendo al PC, pensavo che fosse come, all'inizio volevo prendere una di quelle tipo Iris Note, che costano circa un centinaio, 120 euro in base al modello, che hanno varie caratteristiche. Alla fine ho detto, vabbè, prendo questa qua della Wacom perché da quanto si legge in giro, da quello che fa, permette di fare, cioè ogni tratto è un tratto in vettoriale, quindi ogni tratto serve un singolo vettore, quindi poi importato in Illustrator o in altri programmi permette una maggior gestione del file finale rispetto a un file unico in PNG o in PDF, non so neanche che altri formati salvano le cose. Questa è la Inkling della Wacom. Ops, Inkling della Wacom. Vabbè, della Wacom è la stessa marca che fa tavolette grafiche, schermi, vabbè, schermi quelli grafici, via dicendo. Viene 169 euro. Penso il prezzo standard, l'ho trovato su Amazon a 145. Oh, io la volevo subito, non volevo aspettare. E 20 euro, 15 euro. Vabbè, comunque, alla sotto già il blocco. Andiamo a rimuovere. Tolto. Allora, questa è la carta con tutte le caratteristiche che ci serve. Qua c'è un altro, visto che ce n'ho addirittura due. Uno e due da aprire. Uno due. Ok, e qui dovremmo avere la penna. Spero, non mi hanno fatto col pacco. Ok, questa la porzione dentro è morbida. Questa è l'astuccio. Questo è l'astuccio. Scusate se ogni tanto vado fuori inquadratura, ma io mi scordo che devo guardare attraverso la telecamera. Questo è l'astuccio, che però un po' andiamo ad aprire. Qui abbiamo la penna. Ops, mi sbaglio sempre. La penna. Poi dentro abbiamo questo qui, che dovrebbe essere le istruzioni. E da come avevo letto in giro, andiamo ad aprire. Da come ho letto in giro non ci dovrebbe essere dentro CD di installazione né niente, perché dovrebbe farlo tutto la basetta una volta attaccata al PC. E infatti, sì, queste sono solo le istruzioni. Mettiamo da parte tutto sta ambaram. Andiamo a vedere. Qui nella scatola, nello scatolo c'è la batteria, che è ricaricata, la batteria è veramente piccola. Io penso che se scarica tocca chiamare solamente la Wacom, perché non so dove andarla a pescare. Anche se potrebbe essere tre batterie di quelle da orologio, una sopra l'altra. Questa è la penna. Sinceramente, vista dai video, mi sembrava molto più grande e più pesante. Invece devo dire che è abbastanza leggera, abbastanza maneggevole. Hanno fatto questa impugnatura, diciamo, arrotondata e poi si rifà punta, perché teoricamente qua ci sono i sensori infrarosso che vedono il punto in cui stiamo facendo il tratto, quindi se viene presa così si perde il tratto, quindi tocca utilizzarla in questo modo. Però sembra abbastanza morbida, cioè abbastanza comoda, non morbida. E dentro l'astuccio c'è questo. Allora, questo è il cavetto USB, che da quanto ho visto, cioè sia quello che vedo qua, che lo faccio vedere, è veramente veramente corto, saranno 20 cm di cavo. Piccolo, piccolo, qui ci sono quattro mine più quella nella penna. Se vi finiscono, sul sito della Wacom si può comprare un set da 4 a 4,50 euro, o un set da 12 a 9,90 euro, conviene quasi quello da 12, almeno che non si trova, magari se c'è qualcosa di compatibile poi vedremo. Mentre questa qui è, staccarla si sposta qui. Questo qui è la clip che andrà attaccata al foglio per poter poi far riconoscere la scrittura, il tratto, che sia. L'astuccio è fatto in modo che ci si può infilare la penna dentro e così ve lo portate sempre dietro. Per tirarla fuori si clicca e quella esce fuori.
c'ha un lato preciso che va attaccato, dove all'interno ci sono comunque i contatti. Il tutto è molto leggero, semplice, semplice. Penso che il cavo dentro non riuscirò mai più a metterlo, anche perché non, per smontarlo e farlo vedere, non mi ricordo come stava, penso stava così, in qualche giro intorno. Ci sono di cosa vuol dire, a tirarlo di meno intorno. E questa qui è la inclin, tutto qui. Ci avevo portato dietro questo, qualsiasi foglio vi capita, mettiamo un po' di roba, qualsiasi foglio vi capita voi potete, diciamo questo qua è un classico blocco, no? Dove sarà scritto qualcosa, prendete, questa qui, insomma, due foglie, uno solo, lo attacchiamo, in questo modo, lei, la penna riconosce da un centimetro e mezzo in giù fino a una grandezza di un foglio A4. Queste sono le specifiche. Quindi, vabbè, serve più grande foglio A4 per far vedere. Si accende cliccando qui, modo a rosso. La penna non si accenderà mai perché non ci sono le batterie. Vabbè, lo faccio adesso al volo, così vi faccio pure vedere. Scusate. Bella. Mi sa che devo leggere le istruzioni prima di romperla. Aspettate, vediamo come si smonta. Allora. Le istruzioni. Come smontare la penna? Si dovrebbe tirare questo qui, su così. Ah, tutto qua. La batteria si mette con la capocetta in alto, chiuso, attiva. Non vi avevo visto che per accenderla dovevo girarla, questa è già attiva. E si scrive direttamente. Come vedete, ogni volta che io scrivo, si accende un sensore verde. Questo sta a indicare che ogni, vedete, ognuno è un tratto diverso. Cliccando poi qui a fianco c'è un altro pulsantino, lo faccio vedere. Si vede, c'è un altro pulsantino che serve a creare un nuovo layer. Questa era un'altra particolare che mi piaceva molto, il fatto che io faccio un quadrato. Questo è un altro layer di lavoro, quindi la X sarà su due layer diversi. Faccio un altro tratto, ognuno è un layer diverso. Normalmente non si può tornare o scorrere tra i layer, però è molto comodo. Una cosa che mi sono chiesto, che sicuramente la risposta è non si può fare, è questa: se io stacco questo cippetto, io penso che di conseguenza lui abbia perso, diciamo, la localizzazione. Quindi io, se lo vado a mettere qui, ok, per lui adesso il centro non è più questo, ma è questo. Quindi questo che ho io qui per lui è questo. Quindi penso che mi si sfasa tutto. Come cosa non mi piace, per semplice, ma penso che sia questo, vabbè, è un problema di qualsiasi tipo di queste penne. Non mi piace perché non posso continuare i lavori. Nel senso, se io oggi mi viene un'idea e faccio un cuore, ok, dopo che spengo tutto, metto a posto, e domani al cuore ci voglio aggiungere un ciao, quel ciao non mi viene localizzato sul cuore. Cioè, localizzato, vabbè. Questa è geolocalizzazione, in GPS funziona. Non mi viene abbinato al cuore, ma prenderò un altro file, un altro momento, perché si perde le cose. Ma penso sia proprio impossibile da fare come cosa, a meno che non qualche tecnologia futura. Vabbè, una volta finito, si spegne, si stacca, si può attaccare o direttamente con il cavetto al computer, oppure si mette dentro l'astuccio, il pezzettino che vi dicevo prima, lo inserite dentro. Adesso a me non è entrato bene, cosa rompiamo subito subito, lo inserite dentro e poi attaccate da quest'altro USB qua al computer. E quando noi attacchiamo il tutto, quindi compresa anche la pe vediamo. Ok, sì, quando dura si accende la penna. Quando l'attivate con nuovo. Mettendo tutto dentro,
che attaccando al computer si ricarica tutto l'ampradam. Ok, questo qua è un primo unboxing, non vi posso dire assolutamente niente su come mi è sembrata la penna, giusto che mi sembra abbastanza leggera, a primo impatto sembra abbastanza comoda da tenere in mano, e mo penso di usarla un pochino e poi dopo Natale farò una video review, una video recensione, per farvi, per farvi sapere come va. E nel frattempo scriverò qualche aggiornamento su Twitter, se mi volete seguire faccio Tancro, sono ovunque Tancro, e poi magari metto il link sotto nel video. E questo è tutto, ciao ciao!